Ok, è uscito condizioni meteorologiche, praticamente si può vedere che il campo è avvolto da una nebbia fitta, veramente fitta, e quindi credo che opzione, cioè attendo un po' prima di attaccare, vediamo un po' come. Ecco, già va un po' meglio, non vorrei rischiare aspettando un altro turno, magari si mette a piovere dopo, quindi attacchiamo ora. Sentiamo l'incoraggiamento del generale in giapponese. La cosa straordinaria è che il generale mio ha detto praticamente, perché sotto ci sono i sottotitoli in italiano, ha detto praticamente la stessa cosa che ho detto io. Anche se il nemico è numericamente maggiore, in vantaggio, sono soltanto contadini, quindi ha detto la stessa cosa mia, quindi bella. E se lo dice un generale giapponese. No, cazzo, ho sbagliato. Infatti sono completamente contadini, anche se hanno diciamo, l'incoraggiamento da parte di due generali, non sarà un gran problema mandarli in fuga perché i miei samurai hanno veramente un buon coraggio, un buon morale. Poi di arcieri diciamo che sono veramente avvantaggiato, quindi il nemico dovrà attaccarmi per forza il computer. Abbiamo le stesse unità, soltanto che io ho due unità di samurai con arco, molto più forti, molto più precisi e più veloci a caricare. Ok, ora faccio correre il mio esercito per sistemarlo. Ok, il nemico ha cominciato a scoccarmi le frecce contro. Io seleziono un attimo gli arcieri. Faccio attaccare agli arcieri la fanteria che si avvicina verso il mio esercito. Possiamo vedere un casino di frecce che mandano il morale del nemico veramente a tappeto. Ok, ora mando indietro i miei arcieri di corsa perché sennò li vado a perdere. Seleziono immediatamente la mia fanteria e la mando all'attacco. Ecco, il nemico in fuga, però potrebbe ritornare a combattere. Guardate gli arcieri cosa hanno fatto, hanno ucciso veramente tantissimi uomini. Le sue due unità di Shigaru vanno in fuga perché, come ho già detto, non avevano nessuna speranza di vittoria. Rimando avanti di nuovo gli arcieri in modo da poter contrastare gli arcieri del nemico. I due generali, non credo si stia spostando, sta sfuggendo, credo. Quindi, diciamo che salverà il suo esercito, ma queste due unità di arcieri le andrà completamente a perdere, perché non ho nessuna intenzione di farla sopravvivere. Ora si può vedere lo scontro fra i miei arcieri e i suoi, che è praticamente stravinto. Infatti un'unità va in fuga, mando immediatamente il mio generale a inseguirli e ordino ai miei arcieri di attaccare le altre unità. Io non so se voi riuscite a vederlo, ma qui è pieno di frecce, veramente a terra è pieno di frecce, si vedono. Ok, faccio smettere i miei arcieri che hanno fatto un buon lavoro. Ah, ecco, meno male che me ne sono accorto. Il generale mi sta attaccando con la cavalleria, cioè il proprio generale. Io mando in avanti le mie unità con Ashigaru, con Iari, che dovrebbero mandarla in fuga in un secondo.
specialmente se messi in posizione di falange, diciamo. Infatti mi sembrava strano, il generale, praticamente l'esercito nemico sta completamente tornando indietro. Ho capito l'intenzione del generale nemico, che mi sta veramente dando fastidio questa. Vuole attaccare il mio di generale, ma non ci riuscirà. Cazzo, è riuscito, eh. Ok, lo sto ritirando, ma credo che qualche unità verrà colpita dalle mie frecce. Mando un'unità di Ashigaru, anzi di samurai, che è meglio secondo me, più veloce. Ok, i miei samurai con l'abilità di corsa sono riusciti ad acchiappare il generale nemico, che molto presto manderanno in fuga. Arrivano anche le mie unità di Ashigaru con gli Ari ad attaccare il generale. Cioè, ha proprio intenzione di ammazzarmi il generale, è proprio un grandissimo figlio. Il mio generale è veramente mal ridotto, è rimasto con pochissime unità, ma ok, sono riuscito ad ammazzare il generale. Lui mi attacca agli arcieri, che non è una cosa che a me piace, perché mi, specialmente se sono i samurai, infatti, mannaggia. Tanto ho raggiunto anche l'altro generale con le mie unità di Ashigaru. Sto riuscendo a mandarle in fuga, i miei arcieri, dato che sono samurai, Chosokabe, non hanno avuto nessun problema con lo scontro con la cavalleria. Ecco, ora possiamo ritirare la mia fanteria. Ho perso un'unità di Ashigaru che ho mandato contro queste due unità, ma non fa niente, sono riuscito a vincere. Ok, il mio generale è sopravvissuto miracolosamente. Eccolo con, diciamo, la cresta gigante. E possiamo far finire questa battaglia. Anche perché non mi va di inseguire il nemico con 4 cavalli, perché potrebbe morire il mio generale. Quindi, fine battaglia. Vittoria decisiva, abbiamo vinto. Ho praticamente vinto, ho perso soltanto un'unità che sono riuscito a recuperare, soltanto 19 uomini quando all'inizio erano, non credo, 160, buono. Vediamo se sono riuscito a sconfiggere completamente il nemico o ancora, infatti si ritira, ma ha un esercito veramente mal ridotto. Scusate un attimo, ma invito un attimo Mortes 9, che non è il telefono, è Steam. Oh, Mortes, sto facendo il video, Non puoi parlare 2 minuti, un attimo? No, no, sì, parla. Ho detto sto facendo il video, ma puoi parlare. Aspetta. Ok, attacco il generale, veramente mal ridotto. Come si può vedere sul fianco, qua, sulla destra, si vede il suo esercito. Veramente mi ha ridotto, però non mi va di farlo fare al computer la battaglia, quindi avviamo di nuovo la battaglia e sconfiggiamolo del tutto.